Numero 22 di Passione Sport, contenitore sportivo del lunedì di Canale 8. Buonasera da Gino Sarmentino, andiamo subito a dare ben trovato al nostro Giuseppe. Ciao Gino, un saluto agli amici che ci seguono da casa, fuori casa, dentro casa, ovunque. Dappertutto. Dai, su internet, sui telefoni, ovunque. Sì. Ci seguono da qualsiasi posto, Gino, ormai. È così, è così. E ma diamo anche il ben trovato alla nostra Federica Mansueto, che insomma è ritornata dalla Campania, il viaggio è andato a posto. Esatto. Sì, tutto a mozzarella, posto. Mozzarella, tinchitè. Esatto, abbastanza. Non ne ho portate, però la prossima volta. Male. Questo insomma non è bello. Ma andiamo subito a presentare allora gli ospiti di questa sera. Partiamo con Giovanni Vitrano, atleta podista amatoriale. Ciao Giovanni. Buonasera a voi. Come stai? Tutto a abbastanza posto? Bene, sì, grazie.
Giacomo Saitta. Ciao Giacomo. Ciao Gino, e buonasera Fabio a tutti. Saitta. Ciao. Buonasera. E allora, tutto a posto, siamo tranquilli? Sì, sì, grazie. E loro di cosa ci parleranno? Poi lo vediamo. Cosa? Poi lo vediamo loro di cosa ci parleranno. Lo vediamo dopo, presentate... insomma, sì, no, ma parleremo senza, di... Senza qualifica. Ma parleremo senza qualifica, no. Ma già il cognome soltanto dice qualcosa, anche perché siamo partiti con una presigla, ricordalo. Bravo, ti volevo con questo collega. Okay. Quindi primo memorial Marco Saitta, ma avremo modo di parlare tantissimo di sport, ma noi andiamo a ricordare i contatti della nostra trasmissione. Dicevamo, anche su internet ci seguono, vi ricordiamo l'indirizzo internet del nostro sito www.passionesport8.tk, dove potete seguire in diretta anche la trasmissione. Andiamo a vedere quali sono i contatti che vi mettiamo a disposizione per interagire con noi e per partecipare attivamente alla trasmissione. Indirizzo email passionesport8@gmail.com oppure la pagina Facebook passionesport8 o il gruppo Facebook sempre passionesport8, il contatto WhatsApp che vi servirà per partecipare al concorso e la telefonata in studio 091 6360 570, se volete parlare direttamente con noi. Questa è la schermata della nostra pagina Facebook, quindi vi invitiamo a cliccare su mi piace se vi piace la trasmissione. E allora, domanda per i nostri appassionati, settimanalmente vi poniamo una domanda, questa settimana andiamo a porre questa domanda. Più 9, dobbiamo iniziare a credere al ritorno in Serie A del Palermo? Meno 2, i punti di distacco del Trapani dal secondo posto. Si prospetta una promozione tutta siciliana? Questa è la domanda che abbiamo posto ai nostri telespettatori già da questa mattina. Se volete scriveteci, noi leggeremo i vostri commenti. Leggiamo subito il primo commento che è arrivato. Lorello Pippo dice: forza Palermo, torneremo in Serie A senza se e senza ma, penso che voleva dire. Dobbiamo solo tenere duro. Allora, questo già è il primo commento, ne aspettiamo tanti altri. Allora, mi auguro che non sia leghista. Perché? Dobbiamo tenere duro, mi auguro che non sia leghista. Va bene! Sommario della 22esima puntata. 17 marzo 2014. Flash dal mondo, tennis, calcio, rugby. In studio, Memorial Marco Saitta, podismo amatoriale. Per lo sport dal territorio, GS Leutero, volley Ficarazia, and bike, judo. Per lo sport sempre dal territorio, gara carta a Palermo, raduno auto Isola delle Femmine, raduno auto e moto a Villabate. Sport dal territorio, il campionato di prima e seconda categoria, Aspra Bagheria, Ficarazzi, Casteldaccia, Villabate, Corleone e Marineo. Per passione motori, rally Torre Saracene, rally del Ciocco e Formula 1. Crazy Sport, tutto il pazzo dello sport. La Serie A e flash sul campionato appunto di Serie A. La Serie B, il punto sulle siciliane. Quiz Sport, partecipate al nostro concorso e potete vincere numerosi premi. E allora, Gino, o meglio, do la parola a Federica. Tu, basta. Non parlo più. Prego, Federica. Sì, esatto, parliamo appunto della rubrica Flash dal Mondo. No, mi cadi sul... direbbe Mike buongiorno, ma non te lo dico. Prima dove dobbiamo andare? Tutti insieme, allora aspetta, allora tutti insieme, 1, 2, 3, pubblicità. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, Contrada Filaccina, a Bolognetta. Da noi, dal 17 al 30 marzo, il Bernella a 2,09 euro. Lo svelto a soli 99 centesimi. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita, con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristoranti e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091-8467-529. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Occhiali da vista e da sole delle migliori marche. Vasta gamma di prodotti per lenti a contatto. Misurazione gratuita della vista. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano.
Via L'Europa 440, Misilmeri. Vieni a mangiare con noi? Dove? Al Veliero di Misilmeri. Allora verrò senz'altro. Perfetto, ci vediamo al Veliero. La qualità al prezzo giusto. Al Veliero potrai gustare una cucina raffinata. Con specialità di carne e pesce. E il trionfo del palato. Sì, al Veliero in via Generale Succato 3537. Prenota allo 091 8723 172. Dalla tradizione dei maestri sarti siciliani, abiti su misura Infantino. Dettagli, qualità dei tessuti, eleganza e vestibilità per le tue occasioni più esclusive, per il giorno più importante della tua vita. Infantino Abiti su Misura, area artigianale, Misilmeri, Palermo. Antiche ricette dei maestri pasticceri, questo è quello che trovi nella pasticceria Graditi. I dolci di antica tradizione e le torte da sogno che sottolineano i momenti più belli della tua vita. Potrai gustare dolci e panettoni di vari gusti, realizzati con metodo artigianale e con una cura particolare. Pasticceria Graditi, Viale Europa 120, Misilmeri. Telefono 091 873 2888. Revisione motocicli, MotoApp e autovetture da Piero Rizzo. Corso Vittorio Emanuele 643, Villa Abate. Telefono 091 6114 5920. Vuoi la tua moto molto più bella, più performante ed aumentare le sue prestazioni? Monta uno scarico MAS. Il risultato è garantito. MAS, strada statale 121 Palermo Agrigento, chilometro 245-400. Dopo l'area artigianale di Misilmeri, telefono 091 87 12070. Torniamo in studio e iniziamo subito con il nostro quiz sport. Focalizzate immediatamente questo numero, il 331-93-71-584. Questo è il numero che vi servirà per partecipare al nostro concorso. E allora, in palio il primo premio, l'occhiale offerto da Ottica 2G, il nostro sponsor della trasmissione, che stasera in parte è qui per vigilare un po' sulla regolarità del concorso. Appunto il nostro Vitrano, una delle due G. In palio per il secondo invece un portapenne offerto da MAS, al terzo invece due biglietti per il cinema King. E allora, regola fondamentale del gioco ormai la conoscete, nome e cognome del personaggio più il vostro nome e cognome al 331 93 71 584. Il costo dell'SMS è legato al vostro operatore senza nessun costo aggiuntivo. WhatsApp è completamente invece gratuito, quindi vi invitiamo a partecipate, provate. Questa settimana il personaggio misterioso è molto complicato, molto difficile, sono sicuro che nessuno riuscirà a indovinarlo, vi sfido. Sfido anche gli amici qua in studio ad indovinare, vediamo, anzi questa slide è proprio per voi, vediamo se riuscite a indovinare questo personaggio. Prego la regia. Allora, questo è il personaggio misterioso. Dai, questo è il personaggio misterioso. No. L'indizio è, non è approdato in VRC, che è il mondiale rally, perché non entrava nell'abitacolo. Secondo voi chi è? Non ci posso credere. Non ci posso credere. Gino da giovane? Brava, non vinci niente però. Peccato, si vede male un po', c'è un problema, piccolo problema tecnico. Gino, ti riconosci? Mi dicono, certo che mi riconosco. Vabbè, basta, insomma, quando anch'io ero un campione. Sì, facciamo le cose serie, andiamo a vedere invece il vero personaggio sportivo misterioso da indovinare questa settimana. Questo è il personaggio, qualcuno ha indovinato? Non lo dovete dire se avete indovinato. Grazie, qualcuno sì, qualcuno no, in studio. Bene, nome e cognome del personaggio che vi abbiamo appena mostrato, l'ultimo però, quello di prima, lasciatelo stare. Più il vostro nome e cognome al 331-9371-584. Allora, partecipate numerosi, vi aspettiamo i vostri messaggi. Durante la trasmissione daremo i soliti tre indizi. Gino.
Stavo cercando di capire, insomma, chi fosse questo personaggio. Io ho la vaga impressione di averlo visto. Sì, mercatino del venerdì, mi pare. No, giovedì, a me sembra. Giovedì, poi, gli altri giorni non lo so, il venerdì non lo so dove lo fanno. Ci informeremo. Mi è sembrato, insomma, di vederlo là tra le... Mi sembra un po' difficile. Mi è sembrato, però non sono... Ora mi sembra un po' difficile, forse qualche anno fa. Bene, bene, allora, iniziamo questa 22esima puntata di Passione Sport con le notizie flash dal mondo. La brindisina Flavia Pennetta si aggiudica il prestigioso torneo statunitense Indian Wells, battendo la Radwańska 6-1, conquistando così il suo decimo titolo in carriera. La Pennetta adesso conquista la posizione numero 12 nel ranking donne. Grazie alla tripletta contro l'Osasuna, l'attaccante argentino Lionel Messi è diventato con i suoi 371 gol il bomber più prolifico dell'intera storia del Barcellona, la classifica riguardante tutte le competizioni, amichevoli comprese. Messi batte così il record di Paulino Alcantara con 369 reti. Si è concluso il torneo di rugby 6 nazioni, la vittoria va agli irlandesi che conquistano il titolo dopo 14 anni, superando i francesi per 22-20. Terza l'Inghilterra, l'Italia di Brunel invece ancora una volta chiude con il cucchiaio di legno, il decimo nella storia dal 2000 ad oggi. Un pochettino c'è da lavorare su questa nazionale di rugby. E allora, Gino? Bene, allora noi andiamo a iniziare e cominciamo a conversare e a parlare con i nostri amici. Cominciamo da Giovanni Vitrano. Allora, Giovanni, io ti conosco, insomma, sotto ben altra veste, no? Lui in maniera ironica, insomma, ha fatto vedere una mia vecchia foto quando tu... Quando, insieme, dico io, quando lui era giovane, quando lui era giovane, quando come ero me. Giovane, dico, mi cimentavo anche a questo sport, dico, automobilistico. Ah sì? Assolutamente sì. Non lo sapevo. Sì, no. Dico, comunque dico, da parte mia, dico, c'è sempre stata, dico, la corsa. Non, di conseguenza, prima con le dico, macchine, ora comincia infatti nel... da e qua, da un... più veloce ora o prima? Decisamente prima, dico, senza dubbio prima. Ma le migliori soddisfazioni credo che ancora devono arrivare. Sì, dico, però prima con le macchine, ora a piedi, insomma, fa più fatica, però. Assolutamente sì, certo che si fa molta più fatica. Insomma, cominciare a correre, a fare podismo, insomma, tra virgolette, a 40 e passa anni, non voglio svelare. Vanno bene già 40, voglio dire, insomma, ma non, ecco, è così importante. Come nasce 40 e mezzo. Passione nel mettersi nuovamente in discussione, insomma, ma sai, dico, età abbastanza avanzata. Alla fine, dico, è sempre stato per me, dico, lo sport è alla base di tutto. Dico, giocando a calcio, facendo appunto delle buone prestazioni anche dal punto di vista agonistico, amatoriale, correndo, e di conseguenza, dico, mi è nata questa passione, dico, appunto da grande. Ecco, da due anni e mezzo, insomma. Da due anni, dico, mi sono cimentato a questa nuova realtà. Avventura, sì, sei un tesserato Wispy. No, sono un tesserato WISP con la Polizia di Stato e con un'altra società, dico... Insomma, abbiamo sentito la settimana scorsa il responsabile regionale, Mimmo Piombo. Sì, che lui, dico, è entusiasta, no? Certo. Io, anzi, dico, se mi permettete, voglio cogliere l'occasione, dico, di salutare i miei amici, nonché, dico, appunto... Questa era una foto quella è una foto inerente a quando... Siamo a livello, appunto, di Gino, diciamo, praticamente. I miei amici, dico, appunto, che stiamo seguendo questa avventura assieme di corsa. E sei stato, stiamo vedendo un'immagine, sì. Cioè, hai fatto praticamente il connubio, diciamo, tra corsa automobilistica e corsa podistica, perché hai corso all'autodromo di Pergusa. Assolutamente, questo di qua 2 settimane fa, dico, che emozione, diciamo, tra le due. Ma in effetti, dico, era un po' così, dico... Non capivo se in quale vesti ero là, dico, però in realtà ero in veste, dico, di podista. Gara particolare, dico, insolita, una gara in pista, di conseguenza. Prendevi, dico, cordoli anche in quel... Anche, dico, qualche volta. Avevo, dico, il mio coach ammirata, dico, che ogni tanto mi dava la spinta e mi mandava fuori strada, comunque, dico... Ma come ci si sente a 3D? Insomma, io dico, a 50 anni, ecco, come ci si sente? Principalmente bene perché, dico, ovviamente l'attività fisica non la invento io e di conseguenza, dico, i benefici, dico,
praticare sport, dico, sotto gli occhi di tutti. Di conseguenza mi fa stare bene, dico, ed è una ragione anche, non dico di vita, però sicuramente dico qualcosa che... Quanto tempo dedica allo sport? Ma oggi più che mai dico abbastanza, direi, dico, perché per raggiungere alcuni livelli dico bisogna allenarsi, dico, con costanza, e di conseguenza non dico quasi tutti i giorni, però bisogna, dico, allenarsi. Noi possiamo allenarci pure con costanza? A noi interessa costanza. Costanza. Poi per il resto... Ho capito, costanza dico anche... Si allena insieme a te, quindi si allena assieme. No, dico, io ho altre, dico, assolutamente, assolutamente. Costanza, dico. No, no, ma se, perché, insomma, noi no. Siamo disposti a... Tu soprattutto, porta di Gino qualche volta, diciamo, in effetti, se... dico, Gino, sicuramente... Che dico, sarà qualche chilo in più, insomma, non è che poi sono... No, dico, lo vedo un po' appesantito. No. Più che appesantito, no, più che appesantito, diciamo, un po' pigro, se così possiamo dire, forse preso dagli impegni, insomma. Giovanni è la dimostrazione che a qualsiasi età si può iniziare. Giovanni intanto che era molto più pieno rispetto a ora, era più qualche anno fa sicuramente sì, ma alla luce dei risultati, insomma, che tu stai ottenendo, no? Sì. E la soddisfazione che stai ottenendo, rimpiangi di non aver iniziato prima? Quello sì, perché ripeto, dico sicuramente non avere cominciato prima, col senno del poi, dico, magari si poteva fare qualcosina in più, ma dico, va bene così oggi, dico, voglio dire, per quello che sto facendo mi ritengo abbastanza contento e soddisfatto. Rimane sempre un divertimento, dico, oggi più che mai, dico, un divertimento che ti porta però a girare un po' tutta la Sicilia. Soprattutto la settimana scorsa, non ricordo, 15 giorni fa sei stato a Roma. Sì, due settimane fa, dico, ho fatto la prima mia esperienza fuori la Sicilia, dico, la Roma Ostia, che in realtà, dico, è stata una bella gara, una gara che non mi aspettavo neanche io di farla, dico, così bene, e in questo caso non per essere, dico, è stato di grande aiuto il mio vicino, nonché ultimamente coach Vittorio Ammirata. Poi dico, ripeto, ho fatto una bella gara. Il risultato più bello che hai ottenuto, insomma, in questi due anni? In realtà è questa di qua, dico, la Roma Ostia, che ho fatto un tempo. Non tanto come partecipazione, ma come piazzamento. Sì, no, come piazzamento, diciamo che ho fatto anche la prima campestre che è stata a Piazza Armerina di recente. Anche questa di Roma, considerato un po' quante persone eravamo, dico, ho fatto un ottimo piazzamento, dico, alla base di tutto. Tutto sommato, dico, per quello che dico, sto facendo dei risultati, dico, carini. Per fare una 10 km, per esempio, no? Sì. Una 10 km. In quanto tempo, no, insomma, percorri questo percorso? Ma siamo sempre là, secondo un po' quello che il livello di preparazione, la bravura tua e tante cose. Dico, già farla intorno alla media del 4 a chilometro, dico, si può definire già una discreta 10 chilometri. Insomma, per un cinquantenne voglio dire. 50 deve andare. No, no, io... prima che finisce la trasmissione deve andare. No, gli diamo praticamente la ragione. Allora, c'è sempre una ragione in quello che dico. Non è che ci meravigliamo del fatto che Giovanni, insomma, a 40 e rotti anni faccia questa... Ecco, faccia... Quindi 50 non è che mi sono... anche perché c'è gente veramente molto più grande. Io ho visto correre gente 80 anni, 85 anni, con lo spirito veramente del divertimento. Che vi assicuro che è un gran piacere vedere quelle persone, perché proprio tu li guardi e dici, cavolo, dico, c'è gente che veramente, questi qua, ne vale la pena. Piacere, fa piacere vedere quelle persone a quell'età. Altri 40 anni di correre, praticamente. te le auguriamo. Significa che ho altri 40 anni, dico. Ma infatti, è questo di qua. Bene, se mi convinco, molto probabilmente avverrò. Io piano piano, però. Insomma, ma in tu magari. Lo dice comunque a tutti, Giovanni. L'importante è cominciare, io dico. A qualsiasi età, l'importante è cominciare. Poi ma io lo dico a tutto, prima o poi mi devo convincere, no? Cioè, tutti gli sport sono venuti qua praticamente. Tu devi fare pallavolo, basket, bicicletta, allora, no, tutto aspetta, devi fare. Pallavolo l'ho fatta. Tutto quello che c'è con la palla lo vuoi fare? Sì, perché vuoi fare la palla? No, vuoi rotolare? Sì. Va bene, andiamo avanti. Giovanni,
Vuoi chiedere qualcosa a Giovanni? Cioè, ditemi. Ma ti rendi conto? Noto con piacere che c'è abbastanza sintonia. No, ma ha visto lui stesso, e lui stesso ha preparato la slide, o chi per lui, insomma, quando io ero giovane... Gino ha detto anche... Ti facevi guardare. No, non mi facevo guardare, c'è qualcuno che mi conosce... Assolutamente, confermo, sì. Era un bravo navigatore, comunque. Quindi, bravo navigatore. Voglio dire... Senza remi, però. Senza remi, ma era un bravo navigatore, quindi... Qua siamo a Figuzza. Siamo a Figuzza, un ecotrail che ho fatto pure qualche gara di questo quindi genere. Quindi ti diletti anche nell'ecotrail? Anche sì, perché quelli là vedo che stai abbastanza felice, quando corri riesci a scaricare l'attenzione, lo consiglieresti? Assolutamente sì. Ma si potrebbe correre ballando, per esempio, no Fabio? Certo. Sì. Potrebbe essere un'idea, mentre uno insomma, correndo balla, sotto le stelle. Non lo so se sotto le stelle, sicuramente in strada, ma voglio dire, poi se sotto le stelle o nel cielo azzurro, insomma, sono piccoli dettagli che a noi ci sfuggono. Grazie Giovanni, avremo ancora modo di parlare, insomma, della tua avventura meravigliosa, tra tutte le altre cose. E allora, Giuseppe, calcio dal territorio. Parliamo di campionato di seconda categoria, è ricominciato dopo uno stop di 2 settimane. Riprende la corsa alla vetta da parte dell'Aspra 2000 che vince contro il Ficarazzi per 2 Villagrazia di Carini per 2-0. Il Marineo continua a vincere contro l'Ascoli 3 l'Ascari 3-1 e per quanto riguarda invece perde il Pro Villabate 5-0 contro la Nuova Sanchez. La classifica sorride all'Aspra Nuova 2000 che domenica prossima affronterà proprio uno scontro diretto il Villabate, quindi un derby, possiamo così dirlo. 31 punti con una partita in meno, quindi pochissima la distanza ormai contro la seconda in classifica, la Nuova Sanchez, quindi si prospetta un finale a Cardiopalma. L'ho studiata a casa, questa cosa la dovevo dire. Ci sono riuscito, va bene. Prossimo turno, Pro Villabate Calcio Aspra Nuova 2000, l'oratorio San Cirè Giorgio fuori casa, mentre invece contro il Villagrazia di Carini. Queste sono alcune immagini della partita dell'Aspra, il presidente Messina e il mister Lopiparo. Andiamo avanti e parliamo di calcio a 5. Sta per terminare il campionato di calcio 5 serie C2. Il Real Futsal 2002 Atletico Capaci 3-3, il United Capaci ripartita contro il Ficarazzi 5-5, un pareggio che non fa bene a nessuna delle due squadre, era la penultima partita, siamo appunto agli sgoccioli, United Capaci 55 punti, il Ficarazzi calcio a 5 invece a 46 punti, si trova in zona playoff, quindi ormai i playoff sono alla portata di mano. Sicuri per quanto riguarda la squadra dei mister del presidente La Targia. Prossimo e ultimo appuntamento di campionato, il Ficarazzi giocherà contro lo Sporting Club P5. Parliamo del campionato invece di sempre il calcio a 5 femminile, di cui abbiamo parlato abbondantemente la scorsa puntata. Time out 5-3, partita che abbiamo seguito in diretta contro il Ficarazzi, appunto terminato con questo punteggio. Sporting Anarella 8, Mistral Girl 2, Brava Picciotta 4, Touch Football 1, Paintball Falsomiere 6, Serra Cardillo 0, Sporting Pallavicino 0 e Atletico San Josef 6. La classifica vede il timeout prima, a seguire il Ficarazzi con 5 punti e via via tutte le altre squadre. Un campionato veramente avvincente. I prossimi incontri, Ficarazzi, Sporting Pallavicino, si doveva giocare ieri, ma si sono ammalate tutte, praticamente le squadre del Pallavicino. L'influenza, quindi è stato posticipato, faceva sorridere questa cosa. E così via tutti gli altri incontri della giornata. Questo per quanto riguarda il calcio, la prima parte del calcio dal territorio. Bene, allora noi continuiamo e cominciamo invece la nostra conversazione con gli amici, insomma, del primo Memorial Marco Saitta, rispettivamente con Giacoma, sorella di Marco, e con Fabio, il cugino di Marco. Allora, intanto, primo Memorial Marco Saitta, numeri veramente da capogiro.
una manifestazione che si è svolta al palazzetto dello sport di Cefalù con più di 1000 atleti, con coreografia veramente mozzafiato e soprattutto un pubblico veramente, insomma, di eccezione. Allora Giacomo, facciamo, ciao, ricordiamo un attimino, sì, insomma, Marco, chi è Marco? Marco, scusate l'emozione, Marco è un ragazzo di 18 anni che arriva all'apice della sua carriera e inizia la sua carriera a soli 9 anni, ma il suo senso spiccato per la danza lo porta fin da piccolo. Quando si dice è nato per la danza, danza, sì. Sì, lui era nato per la danza. Lui a 3 anni e mezzo disse un giorno in una coreografia in un villaggio che voleva ballare, da grande avrebbe fatto il ballerino, però sai, come tutti i bambini che hanno 1000 passioni, 1000 sogni, ma poi con gli anni questa cosa è andata scemando. Infatti all'età di 6-7 anni iniziò ad andare a giocare a calcio, come tutti i maschietti fanno, giocare a calcio nella propria squadretta di paese, e quindi soltanto per un paio d'anni. Poi un giorno un invito in una scuola di danza lo porta a stare all'interno di una scuola di danza dove lui fa riaffiorare magicamente questa passione, e da quel giorno non smette un attimo di indossare le sue scarpe da ballo. Infatti a soli 9 anni inizia un'escalation di successi. Marco è stato 9 volte campione regionale, 9 volte finalista ai campionati italiani, più tutte le grandi competizioni a livello europeo, girando per l'Europa e comunque con grandissimi risultati. Vediamo delle immagini, insomma, nel proprio, sì, che si del primo al memorial, insomma, sì, sì, personalità veramente di spicco, insomma, sì, sì, veramente, sì, sì, della, sì, della Fabio, un tuo ricordo invece di Marco? Il mio ricordo di Marco è... Lui, ricordo... ricordiamo che Fabio è anche lui ballerino, no? Balla, sì, ed ha anche all'ultimo livello. Sì, un ricordo di Marco era la passione che ci metteva quando si allenava, la forte competizione che, diciamo, aveva dentro e che lo distingueva rispetto agli altri ragazzi, e poi dedicava tantissimo tempo a questo sport ad altissimi livelli, ha rappresentato la Sicilia e l'Italia all'estero, quindi il ricordo che maggiore io che ho di mio cugino è appunto questo, le ore passate in sala insieme ad allenarci, a condividere la stessa passione, ecco. Ma si arrabbiava mai? Assolutamente no. Assolutamente no. Sì, no, noi stiamo sbicciando un po' in quella che è stata la carriera, insomma, anche se breve, purtroppo ricordiamo, insomma, che Marco ci ha lasciato in maniera prematura, se così possiamo dire. Ma insomma, il nostro ricordo è sicuramente per lui. E allora, primo memorial che ha voluto fortemente la famiglia Saita. Sì, sì. Insomma, è un'iniziativa che la i nostri genitori, la nostra famiglia, innanzitutto è stato un nostro progetto, fra l'altro è stato finanziato completamente dalla mia famiglia, il primo memorial, però allo stesso tempo ci siamo avvalsi di una squadra di amici che ci hanno aiutati nella collaborazione di questo primo memorial. Da soli, strutturalmente parlando di una grande competizione, non potevamo farlo. Infatti molti nomi come il maestro Lorenzo Lopresti ci hanno aiutato in questo, la federazione a livello provinciale, tutto il comitato provinciale. Noi abbiamo sentito anche, ma noi abbiamo anche sentito una personalità della danza, no? Come Carol Smith, sì, era lì presente, insomma, ha ricordato, sì, 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 Marco, sì, sì, noi l'abbiamo contattata, lei purtroppo non se l'è sentita, insomma, di parlare di Marco, non tanto perché non volesse, ma perché chiaramente, sì, l'emozione, lei che è stata una sua maestra, sì, 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 e sì, quindi, sì, insomma, ricordare, sì, specialmente l'ultima, insomma, sì, è stata l'ultima, quindi, insegnante di Marco. Sì, sì, ma volevo dirvi un'altra cosa, che effetto fa, insomma, entrare in quel palazzetto?
Io so che insomma stiamo parlando, sì, di qualcosa che a tutti non compone il cuore. Ecco, vogliamo trasmettere queste emozioni vostre, sì, ma sicuramente nel ricordo di Marco. Cosa avete provato effettivamente nell'entrare in quel palazzetto e vedere quella gigantografia? Insomma, allora ti dirò, noi siamo entrati al palazzetto all'alba, perché tutto quello che hai visto anche dai tavoli al bordo pista abbiamo voluto sistemare noi, essere lì là all'alba per metterci del nostro anche nella preparazione, che potessero essere i tavoli, che potessero essere gli spazi per i ballerini o le gigantografie che hai visto in pista, i vari striscioni. L'impatto non è stato per niente facile, perché ricordiamoci che Marco al Palatricolo di Cefalù qualche anno fa vinse per l'ennesima volta il campionato regionale. Non è stato facile, però dopo tanti mesi di lavoro ci siamo rimboccati le maniche. Abbiamo detto: oggi dobbiamo dare il via a questa grande giornata di danza. Infatti, i numeri parlano da soli, 1436 atleti. Più di 1000, insomma, sì, però. 1436 atleti e un'affluenza di pubblico di 4000 persone tutto il giorno. Insomma, atleti di spessore, parliamo, sì, sì, di Luca e, sì, Alessandra, ma parliamo anche di altri. Fabio, ricordacene qualcuno tu. Sì, parliamo del vicecampione del mondo di danze latine americane, Gabriele Goffredo con Anna Matus, che rappresentano la Moldavia. Finalista al campionato del mondo danze standard Pasquale Farina con Sophie Coburg, e poi altre tantissime esibizioni dei professionisti come Francesca Berardi e Giacomo Lucchese, personalità di spicco siciliane, soprattutto lui, che sono finalisti in varie gare WDSF all'estero. Hanno voluto qui, diciamo, ricordare Marco, anche perché Giacomo è stato anche un insegnante di Marco. Anche Giacomo Lazzarini, che è finalista attuale all'assoluto italiano, che è stato anche un concorrente di Marco, si scontrava per tanti anni con Marco, dando vita a delle belle sfide. Io non so se l'ho detto prima, sì, ma insomma l'occasione mi obbliga a ricordare, insomma, che sia io che Giuseppe abbiamo avuto il piacere e il modo, sì, di, sì, insomma, di intervistare Marco, e in quell'occasione devo dire la verità, insomma, vedevo la genuinità, sì, in quella faccia pulita, no? Due qualità che non dimenticheranno mai nessuno di Marco, infatti molti maestri l'hanno voluto ricordare, ma anche dei suoi compagni di danza e i ragazzi con cui Marco aveva in pista delle bellissime sfide, come diceva Fabio, il suo sorriso e la sua grandissima umiltà. Ma lui si riteneva soddisfatto per quello che, sì, insomma, per, sì, quello che, sì, ha fatto? E lui, la sua carriera per lui era tutto, però uscendo dalla pista tornava a essere il Marco di ogni giorno, il Marco degli amici, dedicava il tempo agli amici, alla famiglia. Lui sapeva benissimo che era un talento, però non ne faceva un grande vanto, perché lui la danza la ama, lo fa perché la ama, la sua danza, la sua più grande passione, e per lui era naturale ballare. E quando dici tu una cosa che faccio con naturalezza durante il giorno, e Marco ballava con naturalezza tutto il giorno, perché tante ore di allenamento dietro la sua preparazione, però con tranquillità. Tanta tranquillità. Fabio, a te ti faccio una domanda un po' più piccante, nulla togliendo a Giacomo, ma perché tu balli? Quindi sai cosa significa entrare in pista? Ma perché io ballo? No, perché balli, chiaramente dico, ma la domanda è un'altra. Se tu oggi, no? Avessi a Marco davanti, qual è il consiglio che gli daresti? A prescindere. Per quanto riguarda il ballo? Sicuramente. Il consiglio che gli darei sicuramente è di non mollare mai, perché la strada nel ballo è lunga, è tortuosa, è piena di difficoltà, però se hai costanza, se hai coraggio, come l'aveva lui, non mollare mai penso che sia il consiglio più adatto a lui. Ma questo è quello che lui sta dicendo anche a te? Sì. Sicuramente. E a quanti in questo momento, insomma, ci stanno guardando? Sì, sì. Sicuramente. Non mollate mai, non mollate mai. Andiamo avanti.
Ragazzi, andiamo avanti. Allora, sport dal territorio. Federica, sport dal territorio. Volley Città di Ficarazzi finisce nel migliore dei modi, ma con grande amarezza, la prima parte del campionato per le ragazze di Nino Tribuna. Vittoria 0-3 contro la prima in classifica. Prestazioni superbe con tutte le squadre di vertici e prestazioni scadenti con squadre di media e bassa classifica. Tutto qui, la lettura del film campionato, un vero peccato, con i tanti punti buttati per strada. In giornata di grazia, l'under misilmerese Maria Luisa Baiamonte, insieme a Rossella Ferrante e libero Vanessa Messina. Adesso testa e play-out, in vista della qualità della squadra, si spera infatti che la salvezza possa diventare una certezza. Adesso cambiamo argomento, passiamo dalla pallavolo alla gara di kart. Che si è tenuto, no, scusate, anch'io sbaglio. Federica, hai visto che ti sbaglio? Contagio. non mi contagio. Raduna, il problema è che lui contagia tutti, questo è il vero problema. Allora è colpa sua. Non l'ho capito. Ancora? Parliamo di cosa serve. Raduno Auto d'Epoca, che si è tenuto tra Termini Imerese e Isola delle Femmine il giorno della festa delle donne, dal raduno dal titolo Donne, Gonne, Minigonne. Gino, bello, vero? L'8 marzo, appunto, dicevamo, si è tenuto questo raduno con partenza a Termini Imerese, all'inizio una visita al museo della Targa Florio proprio a Termini, poi tutti i partecipanti, bellissime auto, state vedendo veramente qualcosa di meraviglioso, all'Anciastratos del nostro amico Nicola Cirrito, Team Palichè, tanti partecipanti, dicevamo, a questo raduno che si sono diretti da Termini Imerese a Isola delle Femmine, con conseguenza poi sfilata per le vie di Isola delle Femmine e poi un pranzo finale in questo sabato, la festa delle donne, appunto Isola delle Femmine, sarà un simbolo, il motivo per cui sono andate all'Isola delle Femmine. Ringraziamo per queste immagini il nostro Gioacchino Ferrà, ma adesso vedremo delle signore, guarda Gino, una signora, confronto a te una signora. Parliamo adesso Federica. Federica, dai. Esatto, adesso la gara kart Città di Palermo, giorno 8 e 9 marzo si è svolto a Palermo il Gran Premio Karting, un trofeo in prova unica dedicato a Piero Clemente, pilota palermitano vittima di un incidente. La manifestazione organizzata da Lello Casillo e Benito Tramuto del Karting Club Palermo è stata patrocinata dal Comune di Palermo. Fondamentale è stata anche la collaborazione di Gaspare Anastasi, delegato regionale per la Sicilia della Federazione Italiana Karting e la CISAI. Si è gareggiato in un circuito cittadino di 550 metri in zona Bonaggia, con la partecipazione di 50 piloti provenienti da tutta la Sicilia, sotto gli occhi di un pubblico numerosissimo. L'evento è stato articolato in due giornate, il sabato dedicato alle prove libere, domenica mattina ancora prove libere e qualifiche, infine la domenica pomeriggio tutte le gare delle 8 categorie in programma dalla classe 60 per i bambini fino alla 125 pro driver dei piloti più esperti. Tutta la manifestazione si è svolta regolare, senza incidenti gravi e con condizioni climatiche ideali. Bellissima gara, grazie Federica per quanto riguarda questa gara di kart. Parliamo sempre di auto, raduno di auto storiche che si è tenuto ieri a Villabate, un raduno organizzato dalla ASD Misilmeri Racing, voluto dalla congregazione di San Giuseppe Lavoratore, appunto di Villabate, un evento, come vedete, molto partecipato, anche se a numero ristretto di partecipanti, visto che comunque gli spazi che sono stati utilizzati per questo evento erano molto limitati, erano circa una trentina le auto partecipanti e 20 i motori, un percorso lungo le vie di Villabate, poi sosta in piazza della Regione, sempre a Villabate, dove è stata fatta una piccola degustazione e sono stati dati dei riconoscimenti a tutti i partecipanti. Bello, sono eventi che comunque riescono a movimentare un paese. Io una piccola nota, diciamo, la devo fare. Peccato per gli spazi, erano piccoli. Si poteva fare qualcosa di più se si riuscivano a chiudere qualche stradina, magari il corso principale. È comunque un momento di festa. Un ringraziamento anche alle Majorette, città di Misilmeri, che erano presenti all'evento e che hanno
ancora di più rallegrato questo evento. E alla bravo, fine Giuseppe. Ricche premi? No, non c'era. No, si mangiava, no? Sì, vabbè, così. Ricche premi, pochino. Eschetichion, ecco, perfetto. Va bene, per quanto riguarda lo sport dal territorio, è tutto. No. Non è tutto al territorio? Sì, è tutto. Dimmi, Federica. E adesso la pubblicità. Grazie. Prego. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Occhiali da vista e da sole delle migliori marche. Vasta gamma di prodotti per lenti a contatto. Misurazione gratuita della vista. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Via L'Europa 440, Misilmeri. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristoranti e pizzeria. Contrada piano di scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091-8467-529. Vieni a mangiare con noi? Dove? Al Veliero di Misilmeri. Allora verrò senz'altro. Perfetto, ci vediamo al Veliero. La qualità al prezzo giusto. Al Veliero potrai gustare una cucina raffinata. Con specialità di carne e pesce. E il trionfo del palato. Sì, al Veliero in via Generale Sucato 35-37. Prenota allo 091-8723-172. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze con preparati vari e di carne. Todis, contrada Filaccina a Bolognetta. Da noi, dal 17 al 30 marzo, il Vernella a 2,09 euro. Lo svelto a soli 99 centesimi. Antiche ricette dei maestri pasticceri. Questo è quello che trovi nella pasticceria Graditi. I dolci di antica tradizione e le torte da sogno che sottolineano i momenti più belli della tua vita. Potrai gustare dolci e panettoni di vari gusti, realizzati con metodo artigianale e con una cura particolare. Pasticceria Graditi, via L'Europa 120, Misilmeri. Telefono 091-873-2888. Vuoi la tua moto molto più bella, più performante ed aumentare le sue prestazioni? Monta uno scarico MAS. Il risultato è garantito. MAS, strada statale 121 Palermo Agrigento, chilometro 245-400. Dopo l'area artigianale di Misilmeri, telefono 091-87-12070. Officina meccanica Derelitto per autovetture e autocarri superiori a 35 quintali, diagnosi computerizzata. Via Padre Annibale di Francia, 16, Portella di Mare, telefono 091 490100. Sarà l'effetto Vitrano, non so perché, ma questa sera abbiamo un boom di partecipanti al concorso. Forse si fidano maggiormente della tua presenza e vogliono vincere tutti gli occhiali da sole offerti da Ottica 2G. Allora, andiamo a vedere il personaggio misterioso. Per quanto riguarda il nostro quiz sport, questo è il primo indizio. Il suo numero fortunato fu 1972. Sulla ruota di Palermo, giocatevele domani. Io lo conosco. Non lo so quando esco, se stasera. Io domani. Lo conosco. Tu lo conosci, vero? Questo... Non vorrei sbagliarmi, questo aveva una bancarella nel mercato del giovedì, vabbè, sì. Maglieria intima, sì. Ora maglieria intima. Boh, pantaloncini, calzoncini, non lo so, io boxer. Sono convinto che sia lui, è lui. Va bene,
Se avete indovinato il personaggio misterioso di Gio, nome e cognome del personaggio, più il vostro nome e cognome, tutto in un unico SMS o WhatsApp al 331-9371-584. Tantissimi state partecipando, continuate ad inviare SMS. Tra poco il secondo e ultimo indizio. E allora, prima di ricominciare, o meglio, continuiamo con il Crazy Sport. Federica. Sì, esatto, il Crazy Sport, partendo dal Sud America, dove c'è stata un'incredibile caduta nel ciclismo su pista per l'atleta Irena Ravena durante i giochi sudamericani svolti a Santiago del Cile. La cilena non ha visto la segnalazione e ha colpito in pieno un oggetto. Stiamo vedendo le immagini, se la regia le manda. Faccio vedere la sequenza di questa caduta impressionante. Esatto, assurda. Vogliamo vedere le immagini? Regia? Se le vogliamo vedere, se non le vogliamo vedere niente. Funziona esatto. Il computer? Fai la simulazione. Non ci sono. Esatto, fai vedere com'è caduta l'atleta. Allora, si vede un po' male. Si vede un po' male, vabbè. Pam, si avvicina. L'atleta infatti. Pum, volare. Ok, catapultata alla grande. Cantare. Perfetto, andiamo avanti. Durante la seconda tappa della Tirrenio Adriatico, il ciclista tedesco Marcel Kittel cade rovinosamente nel bel mezzo della gara. Vendicandosi sulla propria bici, lasciandola con forza per strada, sotto lo sguardo incredulo di alcuni poliziotti. L'ha aggiustata, se no esatto, l'ha aggiustata. Gli ha dato il colpo di grazia. Forse si è fatto un poco male. Ma pochissimo, no. Però. Esatto. La bicicletta forse un po' di più. Direi di sì. Vabbè, che sacco. Niente, adesso ci sono. Non ci sono nulla, non è che. Adesso andiamo in Giamaica. La stampa giamaicana ha riportato l'incredibile notizia di un possibile addio all'atletica per Usain Bolt per dedicarsi alla carriera calcistica. L'uomo più veloce al mondo, infatti, penserebbe di smettere dopo le Olimpiadi di Rio. Per lui sono già aperte le porte della nazionale in vista del Mondiale del 2018. Infatti, il CT della Giamaica sarebbe disposto a convocarlo. Però il pallone se lo deve... non lo deve mettere in braccio e deve correre, quindi deve tenerlo sui piedi. No, il pallone lo fa Gino. Esatto, brava! È entrata nell'ottica. Brava Federica! Hai visto che allora comincia a cambiare la tendenza, diciamo, era più colizzata verso di te, ora è verso di te. Andiamo avanti, Gino. Va bene, insomma io... Va bene, no, ci sta tutto, voglio dire. Tutto ci sta. Allora... Calcio dal territorio. Parliamo di calcio dal territorio, prima categoria, anche il campionato di prima categoria è ripreso dopo lo stop di 2 settimane, Bagheria e Casteldaccia sono le squadre che seguiamo del girone A, questi sono i risultati, Ezio Roma Bagheria 5-3, invece il Casteldaccia ha vinto 3-0 contro Isola delle Femmine. Proprio per quanto riguarda questi due incontri dovremmo avere un servizio del nostro Giuseppe Terzo in merito appunto alle partite di prima categoria. Servizio. Ezio Roma Bagheria 5-3. Tutt'altra storia invece per il Bagheria di Mister Pagano che riceve l'ennesima sconfitta fuori casa. Finisce 5-3 contro l'Ezio Roma. La squadra sembra aver risentito enormemente dello scandalo di Coppa Sicilia e delle attese della decisione della federazione. Mai ci si sarebbe aspettati che dalla zona playoff, in cui si trovava consolidata la compagine bagherese prima della sosta natalizia, adesso dovesse combattere per evitare i playout. Allora adesso torniamo in studio, dicevamo, e parliamo, vediamo l'altro servizio del Casteldaccia che ha vinto invece 3-0 contro Isola delle Femmine. Servizio. Casteldaccia Isola delle Femmine 3-0. Il Casteldaccia si impone per 3-0 contro l'Isola delle Femmine. Nella prima mezz'ora poche azioni, le squadre si studiano e giocano per lo più a centrocampo. Proprio al 30° il giocatore con la maglia numero 7, Genoaldi, a portare in vantaggio i padroni di casa con un diagonale basso su cui il portiere non può nulla. Il primo tempo termina sull'1-0. Nella ripresa stesso copione, le squadre non riescono a creare azioni importanti. Al 52° però uno sbaglio della difesa ospite favorisce Tomasello che, rubata la sfera, la serve a Ceruso che a tu per tu col portiere non sbaglia e porta il risultato sul 2-0. A 15 minuti dalla fine Tomasello a chiudere il match con un super gol in rovesciata che fa partire l'applauso dagli spalti e che mette un sigillo importante alla corsa playoff.
complimenti al Casteldaccia. Andiamo a vedere la classifica per quanto riguarda questo girone A, che vede il Casteldaccia a 37 punti e un po' più indietro a 26 il Bagheria. Il primo in classifica è Borgata Terranova con 48 punti. Prossimo incontro Bagheria Sparta Palermo e il Casteldaccia fuori casa contro il comprensorio Palermo. Parliamo adesso sempre di prima categoria, ma del girone B, dove militano il Corleone e il Ciminna. Il Ciminna ha vinto fuori casa contro il Virtus Bivona, invece il Corleone ha perso in casa contro il Casteltermine 0-1. La classifica vede il Casteltermine primo con 50 punti, quindi il Corleone ha perso contro la prima in classifica, il Ciminna 28 punti, Atletico Corleone 27, quindi molto distaccate a metà classifica. Prossimo incontro Ciminna Cattolica Eraclea e Atletico Corleone Millocca Milena 2009. Per quanto riguarda il calcio dal territorio è tutto. Sì, e invece noi introduciamo la pagina del calcio professionistico, esattamente partiamo dalla Serie A con la sua 28esima giornata, ma ci racconta tutto la nostra Federica. Esatto, la 28esima giornata del massimo campionato di Serie A afferma che la Juve vince a Genova una partita piuttosto sofferta, risolta con una punizione di Andrea Pirlo quasi allo scadere del match. Dietro vince l'Inter e la Fiorentina, mentre il Milan perde, così come il Catania, ultimo in classifica. E adesso vediamo i risultati della classifica con il nostro Giuseppe. Partito una ola quando hai parlato di Pirlo qua dentro. Sì, ho notato. Siamo tutti juventini. Non è vero. Mi fa piacere. No, Fabio Juventino. No, senti, senti. Giovanni. Sì, sento, cioè, allora io, scusa. Allora, stasera siamo Giovanni. In minoranza. No, scusa, no, ristabiliamo un attimino le distanze. Ecco, allora, tu interessa. E bene, potrei andare. Sì, ma la famiglia Saitta è juventina. Grazie, signore, arrivederci. Ci vediamo la prossima settimana. Via, infatti, va bene, grazie. Andiamo a fare, me ne vado. Non ci interessa, Gino. Dico, anche ma avete, non dico rubato una partita, ma quasi, quasi, vabbè. Quasi. 93esimo, 92esimo, qual è? Siede. 93esimo. Rilassa. Perfetto. Tanto non ti entra nulla. 28esima giornata, Hellas Verona Inter 0-2, Atletico Sampdoria, Atalanta Sampdoria 3-0, Cagliari Lazio 0-2, Livorno Bologna 2-1, Milan Parma 2-4, Sassuolo Catania 3-1, Fiorentina Chievo Verona 3-1, Genoa Palermo 0-1. Se mi aggiornate poi su Torino Napoli e Roma Udinese ve ne sarei anche grato. Così allunghiamo la distanza tra la prima e la seconda, Juventus 75 punti, Roma 58. Non riesco più a fare i calcoli, quanto ci sta? Non lo so. No, Catania, su questo non posso darti torto, dico. Catania 20 punti. Catania. Vabbè, ormai. Catania, insomma. Ci dispiace, però. Torino Livorno, Chievo Verona Roma, Parma Genoa, Bologna Cagliari, Inter Atalanta, Sampdoria Hellas Verona, Udinese Sassuolo, Napoli Fiorentina. Andrea, perdonaci per il nostro divagare, e Catania Juventus. Cosa devo sperare? Non lo so. No, l'unica cosa che possiamo dire, ecco, in maniera ironica chiaramente, che i tifosi del Catania devono, insomma, hanno un appuntamento qui a Palermo, perché noi abbiamo quelle B conservate, no? Per dare. Beh, quindi glieli diamo ora, perché a noi non servono più, quindi glieli diamo direttamente a loro. Loro sanno cosa ne devono fare domenica, insomma, con tutte queste B. Bene, noi andiamo invece avanti e parliamo della Serie B. Partiamo dal Palermo che vince contro il Brescia, così allunga in classifica, portandosi a più 9 dalla seconda, che sono Empoli e Lanciano, mentre il Trapani anche il Trapani vince sul campo del Latina. Dovremmo avere noi in linea il nostro inviato Andrea Guanno. Andrea, ci sei? Sì, una buona serata a tutti, grazie come sempre per l'intervento che mi permettete in trasmissione. Esordisco dicendo subito che il Napoli ha vinto, comunque sentivo prima che volevate aggiornamenti. Il nostro Andrea, insomma, ci sta. Grazie Andrea! Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Torino, mentre la Roma conduce 2-1 contro l'Udinese. Questo ci dispiace. Sì. Andrea, parliamo un attimino invece del Trapani, insomma, che effettivamente ormai non è più una sorpresa per il campionato di Serie B. E comunque, se il Latina avesse vinto, nessuno avrebbe potuto recriminare, insomma. Ecco. Un gol di Pirrone proprio nel finire del match che insomma permette al Trapani di portarsi a -2 dal secondo posto. Sì, hai detto benissimo, una partita
diciamo giocata a viso aperto, come quasi tutte del Trapani, una Latina che forse i punti avrebbe meritato qualcosina in più. Il Trapani che è passato in vantaggio proprio sul filo del rasoio al 93esimo, 3 minuti oltre il 90esimo, con l'Alcamese Pirrone, bravo a risolvere dopo una mischia in area, praticamente da posizione anche molto defilata, molto difficile. Lo stesso Pirrone ha detto nel dopogara: non so come ha fatto, ma comunque un po' di fortuna c'è stata, e dunque ha ribadito in rete. Un Trapani che vince 1-0 dopo le partite precedenti in cui aveva inanellato ben 13 o 14 risultati utili consecutivi, poi la botta, il passo falso interno contro il Siena, formazione comunque di caratura molto notevole, adesso il Trapani ha ripreso la marcia. Era proprio questa la reazione che si chiedeva agli uomini di mister Boscaglia, cioè vedere subito la reazione dopo una sconfitta che poteva creare fra virgolette qualche rilassamento di troppo. Così non è stato, il Trapani ha comunque avuto le sue occasioni durante tutto il match, soprattutto con Antimo Junco, e poi ovviamente è arrivata la vittoria che dà tanto morale e altri 3 punti che proiettano il Trapani proprio a 2 punti dal secondo posto, un risultato inimmaginabile alla vigilia del torneo, una stagione più che positiva, e adesso c'è davvero considerazione piena nei propri mezzi. Lo ha detto anche mister Boscaglia, che sappiamo essere un tipo abbastanza riservato, cauto, che ama tenere sulle spine i propri giocatori. Adesso ha detto Boscaglia: bene, la classifica è bella, sorridiamo, adesso sognare non costa nulla e soprattutto godiamoci il momento. Insomma, c'è consapevolezza che il primo obiettivo stagionale, vale a dire la salvezza, è quasi raggiunto, bastano davvero una manciata di punti e poi si potrà veramente sognare qualcos'altro. Andrea, due considerazioni insomma per chiudere. La prima: mancano 13 partite alla fine del campionato, che Trapani ci dobbiamo aspettare? E poi la seconda, insomma, il prossimo impegno con il Varese in casa, e sicuramente mancherà uno dei punti di forza del Trapani, della formazione trapanese, insomma, che è Nordi. Quanto può pesare questa mancanza, insomma, di Nordi la prossima settimana? Ma le mancanze pesano sempre in una squadra, soprattutto quando mancano calciatori di valore. Il Trapani comunque ci ha insegnato che la rotazione è la chiave forse di lettura della stagione del Trapani, una rotazione non da intendersi come turnover, ma da intendersi come saper sopperire alle assenze in modo sano, equilibrato e soprattutto senza sconvolgimenti. In questo Boscaglia è bravissimo e tiene tutti, quando dico che tiene tutti sulle spine, intendo proprio questo, perché è bravo a mantenere alta la concentrazione in tutti. Certo, l'assenza dei Nordi è importante, ma non decisiva. Il Varese arriva a Trapani con il suo allenatore che ha detto adesso saranno tutte finali, e quindi anche a Trapani sarà una finale, un Varese dunque da prendere con le dovute cautele. Mi chiedevi anche del discorso da qui in avanti, che Trapani bisogna aspettarsi. Beh, un Trapani come quello che c'è stato durante tutta la stagione, e io aggiungerei forse la vera chiave di lettura per la stagione del Trapani, sarà quasi un paradosso, la potremmo avere, penso, la partita, diciamo il momento cruciale sarà quella del derby. Come arriverà il Trapani al derby con il Palermo, intendo dire come posizione di classifica, da lì capiremo se il Trapani lotterà veramente per la salvezza e quindi chiudere lì il discorso, oppure per la promozione in Serie A. Io sono convinto che arrivando il Trapani in condizioni di classifica più che accettabili allo scontro diretto con il Palermo, beh, da lì si potrà veramente sognare, ma veramente allo stato puro. A prescindere dai campanilismi, noi ci auguriamo, insomma, in una doppia promozione Palermo-Trapani, chissà, veramente, insomma, il prossimo anno potremmo incontrarci in Serie A. Grazie Andrea e alla prossima settimana, buon lavoro, ciao! Grazie come sempre, un saluto a tutti gli ospiti e i telespettatori. Ciao Andrea. E prima di parlare del Palermo con la nostra Federica, io volevo semplicemente dire che è saltata la 21esima panchina in Serie B, infatti Stefano Vecchi è stato suonato dal Carpi, al suo posto Giuseppe Pillon. E noi invece parliamo un attimino del Palermo. Federica, tu sei una grandissima tifosa del Palermo. Sì, allora, esatto. Ieri un bel risultato, 2-0 contro un Brescia che comunque ci aspettavamo qualcosina di più, se devo dire la verità, e con una grande prestazione di un Vasquez veramente ritrovato. E allora, come hai visto questo Palermo tu?
Devo dire che è stato un match giocato a livello magistrale, un Palermo mai visto finora in campionato, veramente ha dimostrato di meritarsi il primo posto in classifica più 9 dell'Empoli. Diciamo che anche i rischi da parte di Iachini, mettendo in campo Vasquez e Dybala al posto di Lafferty, è stato un rischio premiato, appunto perché la coppia degli argentini ha saputo appunto mettere la giusta grinta in campo e portare a casa i tre punti necessari. Ricordiamo che alla fine della partita si è rivisto in campo anche il Gallo Belotti, quindi devo dire che adesso a livello di attaccanti ci sarà una grande abbondanza in campo, visto che ritornerà anche Hernandez. Bene, la prossima settimana invece si va con il Pescara, insomma, un'altra nobile. Si va a pescare, no, a tu pescare. Porti canne, io porto sì. L'esca. Qualcuno deve portare il verme, vediamo chi, insomma, come è giusto. Io porto la canna, fai tu. Qualcuno deve portare il verme. Insomma, anche quella è una partita dove il Palermo dovrà, insomma, veramente dire la sua per avere ragione di esatto. Questo Pescara. Dovrà dimostrare il suo valore in campo, però io sono sicura che ce la possiamo fare anche questa volta. Il Palermo ti piace, Fabio? No. No. Sì, no, sì. Piace, no. Sei juventino. Siamo in due classi diverse, quindi. Siamo giusto, due abbiamo tempo di seguire tutte e due. Quella è classe A, quella è classe B. Che la tua classe A è. Noi siamo ai vertici della classe A e poi ai vertici della classe B, quindi di fare queste due squadre ci conviene. Ah, esatto, perché o in una maniera o nell'altra. Prendiamo il meglio, siamo sempre i primi posti. Prendiamo che tu non prendi, però tu sei juventino e basta, non puoi dire che te. Non ho detto che sono juventino e basta. Lui è così come lui è interista. Domani. Però principalmente. Aspetta, il micro. Principalmente dico, a parte interista, però dico, bisogna di fare in ogni caso per la propria città, dico, il Palermo. Sicuramente merita di andare in Serie A, come è giusto che sia. Dobbiamo ritornarci. Assolutamente sì. E ne vedremo delle belle. Giacomo, tu insomma per Palermo niente. Sì, a prescindere, come dice Giuseppe, Saitta, Juve. E Palermo. Infatti anche cuore, vedi, anche questa sera bianconera. La cravatta non mi pare che sia pandanne, però. Lasciamo stare la cravatta questa sera. Ti pregherei di stendere un bello pietoso su questa cravatta. va bene. La cravatta è granata. Ma infatti dico, la cravatta non è mia. Ah, Fabio, non è tua. Non è mia. Questa sera me l'hanno prestata, diciamo, non c'è. E di chi è? Di Gino, non lo vede che è vecchia. che mi sento un vecchio. Cioè, ma perché vuol dire? Ma che non ho prestato stasera perché sono arrivato in ritardo e anzi peggio lo devo pure per ringraziare. Te che sei arrivato e in lo ritardo devo ringraziare, esatto. Lo devo pure ringraziare, ho detto portami una cravatta. Peccato che non ho qua un cartellino, ed era quella, qualcosa, dice che era la migliore che aveva. Va bene, andiamo avanti, va. E questa è la migliore, infatti. Senza le altre che ci deve essere. Come si dice in gergo, fate del bene. Però dimenticatelo, fate del bene e dimenticatelo. Fate del bene e dimenticatelo. Bene allora, bene, allora noi andiamo avanti, ma prima ancora un sacco pubblicitario e poi ritorniamo nuovamente qui. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Occhiali da vista e da sole delle migliori marche. Vasta gamma di prodotti per lenti a contatto. Misurazione gratuita della vista. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Via L'Europa 440, Misilmeri. Vieni a mangiare con noi? Dove? Al Veliero di Misilmeri. Allora verrò senz'altro. Perfetto, ci vediamo al Veliero. La qualità al prezzo giusto. Al Veliero potrai gustare una cucina raffinata. Con specialità di carne e pesce. E il trionfo del palato. Sì, al Veliero in via Generale Sucato 3537. Prenota allo 091 8723 172. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristoranti e pizzeria. Contrada piano di scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091-8467-529. Antiche ricette dei maestri.
Maestri pasticceri, questo è quello che trovi nella pasticceria Graditi. I dolci di antica tradizione e le torte da sogno che sottolineano i momenti più belli della tua vita. Potrai gustare dolci e panettoni di vari gusti, realizzati con metodo artigianale e con una cura particolare. Pasticceria Graditi, Viale Europa 120, Misinveri. Telefono 091 873 2888. Vuoi la tua moto molto più bella, più performante ed aumentare le sue prestazioni? Monta uno scarico MAS. Il risultato è garantito. MAS, strada statale 121 Palermo Agrigento, chilometro 245-400. Dopo l'area artigianale di Misilmeri, telefono 091 87 12070. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, Contrada Filaccina, a Bolognetta. Da noi, dal 17 al 30 marzo, il vernella a 2,09 euro. Lo svelto a soli 99 centesimi. Derelitto SNC, revisioni auto, moto e autovetture, via Gaetano Scalpello 60, Misilmeri, Palermo, telefono 091 8711 633. Quest'oggi si è tenuto allo stadio Renzo Barbera l'allenamento a porte aperte del Palermo. Adesso infatti vediamo le immagini fresche fresche ancora del nostro Alessio Ferrara. Qui vediamo appunto l'ingresso dei rosi in campo che salutano i tifosi, i pochi tifosi appunto presenti questo pomeriggio. Adesso vediamo appunto l'allenamento con... Però non, Federica, ma non si stanno allenando a pescare? No. Questa settimana non devono andare a pescare? Ragione. Pensavo che c'era un laghetto, qualcosa, diciamo, no, non okay. Ma come si allenano queste palle? Ma la Juventus è meglio, no, se allena. Se pescate siete, certo, voi, la siete Juventus, voi, che avete pescato il jolly al 93esimo. Cioè non sapevate come vincere, sempre avete pescato fortuna, il jolly. Sempre. E continuo, vergognatevi. Noi abbiamo Pirlo. Cosa avete voi? Pirla e Pirlo, scusa. Uno. Siete Pirlo e Pirlo. Ha detto già Giabone, basta. No, Pirlo, dico Pirlo. Sì, va bene, hai visto quante belle tifosi. Esatto. Perché siamo primi, se eravate ultimi, se eravamo, se eravate. Vabbè, ok. Non c'era nessuno in questi allenamenti. Vabbè, capita. Palermitani siamo, palermitani. E allora io direi, rientriamo in studio, grazie ad Alessio Ferrara per le immagini dell'allenamento del Palermo. Andiamo a vedere il personaggio, rivediamo questo personaggio misterioso, sportivo, che dovete indovinare, tanti premi in palio, ricordiamo gli occhiali offerti da Ottica 2G. È stato campione olimpico nei 200 metri piani a Mosca 1980. Se avete indovinato, inviate un sms con nome e cognome del personaggio più il vostro nome e cognome al 331-9371-584, quindi o tramite WhatsApp o tramite sms. Da poco scopriremo il personaggio appunto misterioso, sapremo chi è e soprattutto scopriremo chi sono i tre vincitori dei premi che mettiamo in palio questa sera. Continuiamo con la nostra... trasmissione. Io lo conosco, sono convinto che sia lui. Sì. Sono convinto. Pescivendolo faceva, pescivendolo. No, maglieria intima vendeva. Sì. Giovedì o il venerdì? Quando è il mercato? Il lunedì. La bagnata ce te la ricordi la bagnata? Lo sai che significa? No, bagnata? La bagnata no, la bagnata non me la ricordo. Questo però ricordo il volto, ricordo il volto. Ricordo va il volto. Bene, ok. Bene, allora, bene, noi andiamo avanti e... continuiamo a parlare con i nostri Saitta. I nostri Saitta. Sì. E allora, Giacomo, dimmi. Riprendiamo il nostro discorso del primo memorial di Marco Saitta. Allora, dicevamo numeri veramente da capogiro, più di 1000 atleti, insomma, eccetera, eccetera. Sì. E allora, da qui sicuramente questo memorial vorrà dire qualcosa, insomma, per il prossimo futuro, no? Sì, pensiamo proprio...
da questi numeri, proprio una competizione a livello internazionale, i numeri, gli ospiti che ci sono stati in questa grande giornata ci darà l'occasione, e anche la federazione ci sostiene in questo grande progetto di una competizione a livello internazionale che si spalmi anche in più di una giornata. In più di una giornata, che vuol dire, Marco? Ecco, scusami Fabio, perdonami. Insomma, che in due giorni ci sono diverse esibizioni, quindi con semifinale, tipo finale, una gara, per come sì, diciamo che ecco, quando danno in gestione una gara, soprattutto con i numeri che abbiamo avuto noi per questa manifestazione, affidandoci in una competizione internazionale, noi dobbiamo assicurare due giorni, quindi uno svolgimento nel weekend, dove un giorno ci dedichiamo alla gara nazionale e un giorno ci dedichiamo alla gara internazionale o VDSF, che sarebbe la nostra federazione d'appoggio a livello internazionale. Il presidente FIDIS nazionale Zemblera, voglio ricordare la sua presenza al Memorial, guardando i numeri restato esterrefatto da questo, ci ha detto che comunque sia sicuramente ci darà una gara ad altissimo livello per il prossimo anno. Veramente, noi c'eravamo, io e Giuseppe, ma anche Gaetano sì, c'era. Insomma, anzi, Gaetano, dobbiamo dire che Gaetano, assieme a Spazio Danza Club delle Sorelle Sole e Luca Alessandra, hanno curato parti delle coreografie a tema di quella giornata. La coreografia che avete mandato all'inizio con i palloncini è stata curata da loro. Sì, sì. Stiamo vedendo in questo momento l'esibizione di Luca e Alessandra. Sì. Insomma, dico, godiamocelo un attimino. Insomma. Sì, sì. Thank you.
Anche noi vogliamo applaudire, alziamoci un attimino all'impiedi, ma solo per, insomma, per fare omaggio sia a Luca e Alessandra, ma sicuramente a Marco. Luca e Alessandra hanno scritto questa coreografia per sì, Marco. Per Marco sì. Insomma, una bellissima coreografia. Io veramente, insomma, la pelle d'oca. Sì. Veramente, veramente bravi. Era quanto dovuto, sì, insomma, a Marco e alla bravura di Luca e Alessandra, che tra tutte le altre cose non abbiamo avuto qui ospiti qualche settimana fa, abbiamo parlato abbondantemente, sì, di questo. Poco prima del Memorial. Sì, del Memorial, una manifestazione veramente sentita, sì, da sì, loro, sì, insomma, sì, ci hanno raccontato veramente oltre la loro emozione. Oltre molte coreografie proprio studiate e comunque nel ricordo di Marco, noi abbiamo avuto colui che ha suonato le musiche quel giorno, un compositore, Alessandro Olivato, che per l'occasione ha creato una rumba per Marco, ha composto una rumba per Marco, e in molti momenti, come la lettura di alcune lettere, in particolare come sottofondo, riecheggiava questa rumba al palazzetto. Mamma mia, mi viene veramente la pelle d'oca a continuare, ragazzi, io sì, devo dirvi la verità. Insomma, vedere quella coreografia, ma nel ricordo da tutte le altre cose, insomma, fatta veramente bene, poi curata nei minimi dettagli, sì, insomma, sì, sì, sì. Non è cosa di Gaetano Martorana, eh? Non è cosa di Gaetano Martorana, però ogni tanto anche lui si supera, insomma, per cercare di, ogni tanto, insomma, lui si supera. E allora dicevamo, partiamo dal primo Memorial, sì, insomma, cosa possiamo dire? Già in parte l'abbiamo detto, che sì, molto sì, probabilmente si farà in due giorni. Sì. Insomma, sappiamo bene o male la data? No, ancora no. Ancora no. No, ancora non lo sappiamo, perché come poco fa ha detto Fabio, a giugno saranno assegnate le gare e quindi anche noi parteciperemo per avere una gara a livello internazionale che porti il nome di Marco. Perché il primo Memorial nasce dalla nostra volontà di continuare a scrivere il nome di Marco nella danza. Forse anche in un modo diverso, ma continuare, non fermarci. Bene, allora, grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie. E noi dobbiamo andare avanti, viva la danza, viva Marco. E, insomma, è così, ci siamo veramente emozionati. E allora, andiamo avanti, Giuseppe, no, tu perché mi guardi? Insomma, non mi devi guardare, Giuseppe, invece Federica, sì, sport Gino, al territorio. Sì, esatto, parlando dell'US Volley Ficarazzi che batte il Capaci con un secco 3-0. Protagoniste in campo tutte, note di elogio alla centrale Federica Frangiamore, attrice assoluta grazie alla regia brillante di Francesca Di Salvo. Lampi di luce e punti importanti inoltre per Giuliana Vicari e Maria Alessandretto. I risultati danno ragione alla squadra ficarazzese. Adesso la classifica sorride e Francesca Giordano, Arcangela Saverino, insieme a tutta la squadra, possono guardare al futuro con maggiore fiducia. Questo per quanto riguarda il volley Ficarazzi. Adesso parliamo di un compagno d'avventura di Giovanni Vitrano, parliamo di Salvo Campanella dell'Handball. Che è successo? Non ci interessa, andiamo avanti. Allora, abbiamo un altro, ma pazienza, capita. La SD vento in faccia del presidente Salvo Campanella, che salutiamo, ci sta seguendo, doveva essere qui questa sera, ma i preparativi per la maratona di Roma lo stanno impegnando troppo. Domenica prossima, appunto 23 marzo, avrà il suo battesimo oltre lo stretto, prendendo parte alla maratona di Roma con un piccolo record made in Sicily. Lo dico bene, a Sicily? Bravissimo. Sono bravissimo. Già ottenuto, dice che saranno i primi tre siciliani facenti parte della stessa squadra a partecipare ad un evento del genere. Quindi l'Hand Bike con la SD vento in faccia, il presidente Campanella, un saluto, un in bocca al lupo, e spero che tornate vincitori e vi ospiteremo qui in studio. Ciao Salvo. E allora, Federica. Sì, esatto, domenica intensa per il GS Eleuterio Missile Mary, con i propri atleti impegnati in tre diverse manifestazioni. Gran fondo della ceramica su strada a Santo Stefano di Camastra, valevole come gara del prestigio. Il GS Eleuterio era presente con ben 18 atleti, tre dei quali hanno affrontato il percorso lungo di 131 chilometri.
Nel percorso medio la vittoria è andata a Mele Renzo, abruzzese, 20° posto per Francesco Cangialosi e 22° di Santino Oddo. Nel percorso lungo vittoria del russo Nicandro Dimitri. Qui grande prova di Pietro Pecoraro del GS Luterio, che nonostante una brutta caduta si è classificato al 30° posto, ma prima della sua categoria. Ottima la prova anche di Plinio Ranaldi e di Giuseppe Costa. Altra gara su strada sul circuito dello Zen a Palermo, dove il portacolori del GS Lutero, Enzo Giannone, si è classificato al 4° posto. Impegnato in un gran fondo in MTB invece, Angelo D'Armetta, che ad Antillo ha concluso il percorso medio al 3° posto assoluto. Adesso parliamo di judo, domenica 16 marzo 2014, al consueto appuntamento regionale a Montelepre, gli atleti del maestro Fantauzzo sono saliti tutti sul podio con bilancio di 5 primi posti di Fiorentino Gabriel, Costa Laura, Costa Marcella, Mazzola Sofia, Mazzola Salvatore. 7 invece i secondi posti di Muratore Samuele, Bivona Emanuele, Pitarresi Giovanni, Dispensa Chiara, Dongorra Serena, Tortorice Alessia, Lamantia Giuseppe al 5° posto, l'esordiente Dispensa Alessandra di appena 6 anni. Particolare nota merita la prestazione di Marcella Costa, che è classificata prima nella sua categoria 48 kg in preparazione dei campionati nazionali, si è voluta confrontare anche nella categoria 52 kg, vincendo in finale dopo un incontro molto tirato con l'attuale campionessa regionale. Quindi complimenti alla squadra del maestro Fantauzzo e a tutti questi judogi, come si dice, Gino? Tu che sei bravo in judo. Judologia. Judologia. Scusaci Franco Fiorentino. Un saluto. Me li tira, guardate, me li tira da qua. Non posso farci dalla macchina, è dalla manica. Dalla manica. Io volevo fare dei saluti, avevo salutato Salvo Campanella, ci seguono anche Settimo Treppiedi, Domenico Traina e tutta l'Armanno Corse che ormai si riunisce in sede appositamente per vedere la nostra trasmissione. Un saluto a tutta l'Armanno Corse. Bene allora, Giovanni. Dimmi, Gino. Programmi 2014. Programmi 2014, sto tentando di fare il campionato FIDAL delle maratonine e il campionato FIDAL sempre sui 10.000, dico, quindi questi qua sono i programmi di quest'anno. Dico, ma è imminente quale gara imminente c'è? Imminente abbiamo domenica, abbiamo una gara d'Afpra di 10.000 metri, il fine mese abbiamo una maratonina a Riposto. Questi qua, dico, appartengono a questo campionato. Insomma, ricordati di noi quando tu sarai famoso. Sicuramente, dico, mi ricorderò, dico, perché per me anche questa è un'esperienza, dico, la prima esperienza televisiva. Assolutamente sì, quindi di conseguenza mi ricorderò, dico, un giorno io sono stato dagli amici Giuseppe Gino, sempre Gino. L'emoziono. Non è che l'emozione, no, diciamo, che altro... che di te chi si deve ricordare, sì. Si può non ricordare di Gino. Gino Sarmentino, infatti. Ripeto, dico, ai tempi è stato, come dicevo poco fa, un bravo navigatore. Ai tempi, meschino. Sì, dico, Più che altro io ho rotto più che altro io le scatole a Giovanni, l'ho voluto fortemente qui in trasmissione, no, più di una puntata. No, più, è stato, dico, purtroppo mi dispiace, no. Dico, se non sono potuto venire prima, dico, per me è un gran piacere, dico, essere qua. Tra le altre cose, ripeto, ci tenevo, dico, a darvi questo. Ogni volta che lo invitavo ne aveva sempre uno. Poi era a Roma, finalmente era a New York, è arrivato il momento, dico, di essere. Questo è un risultato importante. Roma. L'Udinese accorcia le distanze sulla Roma 3-2. Speriamo. Quanto manca al. Penso che. Dovrebbe essere lì. Vabbè, nel recupero un pareggio ci può ancora stare. Forza Udinese. Bene. Allora, grazie Giovanni. 44. Noi ti aspettiamo. Grazie a voi. Insomma, grazie quando a voi. Passione Sport è la tua casa. Così gentilissimo, grazie. Insomma, questa è la casa dello sport. Questa è la casa dello sport, sì. Beh. Perché noi raccontiamo lo sport. E non solo lo sport. Non solo lo sport. Raccontato poco fa. Esatto. E, Giuseppe, tra le passioni ce n'è una in particolare, insomma, che noi vogliamo raccontare con entusiasmo, che è la passione per i motori.
Sì, infatti ne avete parlato un po' poco fa voi, adesso ve la racconto io un po' più ad alti livelli. Parliamo del Rally Torre Saracene, il rally che si è tenuto nel Messinese questo fine settimana in provincia di Messina per la prima edizione del Rally Torre Saracene. Giuseppe Patti e Loris Papa a bordo della Peugeot 106 N2 del team Ionico hanno disputato una bella gara in seconda classe. Costante e redditizia la guida di Davide Scarlata insieme a Giancarlo Stellari in quarta posizione di classe sulla seconda Peugeot 106 N2 del Casablanca Rally Group. Per i due nisseni, grazie a questo risultato, sono anche arrivati i primi punti per il trofeo Peugeot. Stiamo vedendo proprio la partenza di una prova speciale. Cambiamo rally e parliamo del Rally del Ciocco, campionato italiano. Giandomenico Basso si è imposto in tre delle sei prove andate in scena nella soleggiata mattinata del Ciocco con la sua Fiesta a GPL, a gas, abbastanza bene, andandosi a prendere il comando della classifica con un vantaggio discreto sugli inseguitori. Il Veneto, tra l'altro, potrebbe beneficiare della lotta che sta infiammando al momento per il secondo posto, con Scandola e Nucita, autore di uno scratch per parte ed appaiati sulla piazza d'onore. Ottima soprattutto la prestazione del siciliano, di cui lui stesso è apparso sorpreso al parco assistenza alla luce della scarsa esperienza con la sua 207. Ha un po' deluso la prestazione del duo Andreucci-Andreussi. Andiamo avanti, parliamo di Formula 1, andiamo alla massima serie per quanto riguarda l'automobilismo. È iniziato il campionato del mondo e si è concluso appunto a Melbourne il primo appuntamento con il dominio della Mercedes di Nico Rosberg. Il tedesco va in testa alla gara, alla prima curva, e fa il vuoto. Ricciardo è secondo al traguardo ma poi viene squalificato. Fantastico secondo posto quindi per l'esordiente Magnussen con la McLaren. Terzo Button, fuori Vettel ed Hamilton nei primi giri per problemi al motore, quindi una McLaren dalle due facce, vincente da un lato e poco affidabile dall'altro. Ferrari così così, quarto Alonso, settimo Raikkonen. Un'altra notizia a livello motoristico, è organizzato un evento organizzato dalla Misilmeri Racing, team Palichè in collaborazione con l'ACI di Palermo. Il 22 e il 23 marzo si terrà all'area artigianale di Misilmeri delle verifiche per il rinnovo del passaporto tecnico per tutti i piloti che devono rinnovare appunto il passaporto. Possono venire all'area artigianale di Misilmeri dalle 9 alle 18 e appunto rinnovare. Questa era una comunicazione di servizio più che altro. Io ho finito per i motori. Hai finito? Saluto. Sì. A Federica gli dobbiamo fare dire una notizia. Dire qualcosa. Esatto. Vai Federica. Mercoledì 26 marzo alle ore 21.05 in diretta su Canale 8 lo speciale Via Crucis 2014. Tanti ospiti in studio e tanti servizi per parlare della tradizione più bella che si svolge a Ficarazzi. Conduce Gaetano Martorana, regia Diana Ceruso e Salvo Balistreri. Bene, allora siamo veramente a titolo di coda di questo appuntamento di Passione Sport. Allora, prima di andare a scoprire il nostro personaggio, la nostra Giacoma voleva insomma, sì, ancora aggiungere qualcosa. Sì, volevo dire che dal Memorial che si è svolto il primo marzo non stiamo soltanto preparandone un secondo, ma anche delle iniziative nel sociale. Perché è stato realizzato un DVD che già è in vendita presso lo studio fotografico Pirrello a Misilmeri, e il contributo di questo DVD andrà totalmente in beneficenza. E un'altra iniziativa che molti forse non sanno, che ci è stato donato per quella giornata uno striscione dai commercianti e dagli amici del quartiere del Corso 4 Aprile, e il ricavato in più lo stiamo devolendo come spesa di generi alimentari in tutte le chiese di Misilmeri, proprio per lasciare un'impronta che il Memorial va ben oltre la danza e a tutto quello che insomma è stato quel giorno. Beh, Memorial e anche solidarietà. Sì. Bene, allora Gianluca, allora sì, ancora sì. Ho portato
qualcosa per la vostra collaborazione, un ringraziamento. Grazie. A voi, a Gaetano, perché ci avete supportato in questo... Gaetano no, Gaetano pure. Gaetano, insomma, sì. Gaetano, pure Gaetano, Gaetano ha collaborato alle coreografie, tu... Ecco, Gaetano va a prenderla. Che c'entra Gaetano? C'entra molto di più di quanto tu possa pensare, anche perché vedi, se abbiamo dedicato queste due serate, scusa le spalle Gino, a Marco, è stato anche... Fai il regista, ora te lo dico, gentilmente... Sì, ma io mi emoziono. Faccia alla camera. Bene, ora. Devo dire questo, che queste due serate le abbiamo volute dedicare a Marco perché era un giovane che meritava questo ed altro. E secondo me, se restava con noi, avrebbe dato delle grandi soddisfazioni alla famiglia, al suo paese e a tutti gli amici che lo hanno conosciuto. Grazie. Insomma, tutto al ballo, alla danza. Grazie, grazie. Allora, Gaetano, finalmente uscito, insomma, noi siamo pronti, insomma, per andare a scoprire invece il personaggio di questa settimana. Lo facciamo dire al nostro sponsor. Chi è? Andiamo a vedere l'immagine. Giovanni, chi è questo personaggio? Dico, voglio dire, il mitico Pietro Mennea. Allora, mi ero sbagliato, dico, forse io. Sì. Non può essere. Sei sbagliato di poco. Pietro Mennea. Complimenti a Giovanni, che ha indovinato, a tutti coloro che hanno partecipato questa sera, veramente in tanti, ma soltanto tre sono stati più veloci. Andiamo a vedere chi sono. Il più veloce è stato Tubiolo Giuseppe, complimenti a Tubiolo Giuseppe che vince gli occhiali da sole offerti da Ottica 2G, sarà direttamente Giovanni a portarveli a casa, Giuseppe Tubio? No? Sarà un piacere, ma se viene lui forse è meglio, dico, perché dico, se aspetta me che io porto gli occhiali, non per quello, meglio che viene lui. Secondo allora. Classificato vince invece il portapenne a forma di marmitta Mas e Vivirito Salvo, complimenti a Vivirito Salvo. E invece a vincere due biglietti per Cinema King, per film. Scusa, in programmazione. Scusa Giuseppe, ma il Salvo Giuseppe Vivirito è il Vivirito che conosco io? Non lo so chi conosce tu. Io non lo conosco. Ho la vaga impressione che sia il Vivirito che conosco allora io. Quindi comunque hai portato dei nomi delle spettatori alla trasmissione. Sicuramente ti ringraziamo sì, di questo. Sì. Complimenti Salvo comunque. Ed è stato premiato. Peccato non ha vinto gli occhiali, poteva glieli potevi portare veramente tu. Qualcosa ha vinto in ogni caso. Va bene, appuntamento alla prossima settimana con il quiz. I biglietti che ha vinto. L'ho detto. No. Giusi Ribaudo. Ah, Giusi Ribaudo, scusa. Ero distratto. Ero distratto. Bene, allora noi andiamo anche in replica, Giuseppe, allora. Andiamo in replica, sono 4 le repliche settimanali per quanto riguarda la trasmissione. Andiamo a visualizzarle. Domani, 18 marzo alle ore 16, giovedì 20 marzo sempre alle ore 16, venerdì 21 marzo alle ore 23, sabato 22 marzo alle ore 9. Ricordiamo anche che siamo in replica sul nostro canale YouTube, questa è la schermata dove potete rivedere tutte le 22 puntate della nostra trasmissione e notizie al mondo dello sport su passionesport8.tk. Bene, veramente tutto, abbiamo esaudito ed esaudito, insomma, gli argomenti. Esaudito le notizie di questa 22esima puntata di Passione Sport. Allora passiamo chiaramente ai saluti e andiamo a ringraziare i nostri ospiti. Allora grazie Giovanni, grazie a voi, grazie Giacoma, grazie Fabio, Gino, grazie a voi, a tutti voi. E allora Federica, alla prossima. Sì, esatto, alla prossima. Ciao Gino, ciao Giuseppe e forza Palermo sempre. Ecco, ci sta questa volta. Ciao Giuseppe, anche a te alla prossima. E chiaramente l'appuntamento per il prossimo lunedì, sempre a 21.05 canale 8, ma intanto ringraziamo Gaetano Martorana, Anna Ceruso, Salvo Balistreri, Gioacchino Ferrara, Dylan Savelloni, Roberto La Corte, insomma dico di tutto. Grazie a tutti, grazie anche a voi, ciao e alla prossima. Forza Catania, no? Ciao e alla prossima! Forza Catania.